Benvenuti alla pagina Città e Tempo diretta da Eugenio Costa, casa editrice Montabone di Milano, in collaborazione con la mia radio web, Blog TV Fabiana Macaluso. Avremo con noi oggi Marco Vigliani. Ecco a voi la presentazione. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Marco. Ciao Fabiana, grazie per l'invito. Buon, buon grazie per, per essere con noi e per aver accettato l'invito. Siamo molto contenti e onorati di avere un ragazzo giovane come te, ambizioso e anche imprenditore. E quindi oggi racconteremo un po' la tua storia e quelle che sono state le scelte della tua vita. Se vuoi cominciare a raccontarci come è iniziata Benissimo. questa passione e come hai deciso di cambiare la tua metodologia. Ah. Allora, dovremmo tornare indietro più o meno quando avevo 17 anni, la carriera, se così vogliamo definirla, di, di più o meno 4 annetti. Eh, a 18 più o meno ho cominciato con le mie prime attività imprenditoriali, mettiamola così, e c'era, eh, diciamo, fin da, da piccolo, possiamo dire, 13-14 anni, comunque adolescente, un po' prematuro, eh, mi è sempre piaciuto il settore immobiliare, mi attirava. Infatti io sono partito con l'idea anche di... Voler fare potenzialmente l'agente immobiliare. Poi crescendo e maturando ho capito che, mh, diciamo, che il settore immobiliare è piuttosto ampio, da eh, diciamo molti, molti sfoghi potenzialmente. Quindi, poi ho deciso di optare su altro e comportarmi più come investitore che come agente immobiliare. Però c'era un problema al tempo, eh, non avevo budget a disposizione, perché ovviamente avevo 18 anni, eh, non avevo un background che mi permettesse di dire. Ho bisogno di 100, 200, 300 mila euro, insomma un capitale importante da investire, quindi um, insomma, ero certo. un po' limitato da questo punto di vista, e dall'altra parte non avevo accesso al debito. O meglio, non volevo indebitarmi, e sappiamo, sappiamo tutti come accedere a dei mutui in età così giovane è piuttosto complicato e molto limitante. Poi, dipende da quanto vogliamo entrare nel dettaglio, quanto vogliamo essere tecnici. Quindi, diciamo che ho uh, scoperto, mh, diciamo, un po' un'inefficienza, se così vogliamo chiamarla, un, un cavillo burocratico che mi permetteva meglio che mi sta permettendo uh, di accedere diciamo al settore immobiliare e prendere il controllo, tutti gli effetti, di immobili altrui per, dall'altra parte, guadagnare una rendita da investitore. Quindi io prendo Molto immobili bene. in affitto a lungo termine per poi riaffittarli a breve termine. Quindi opero in due mercati proprio diversi. Quindi vado a prendere degli immobili in affitto uh, con contratti di affitto a lungo termine, ovviamente, che permettono di avere al proprietario mh, la, le proprie garanzie, dopodiché, ovviamente, io li preparo. E, li, prepa e li, li pubblico su portali come Airbnb Booking. Questi portali insomma molto importanti che hanno milioni di utenti certo. che ogni giorno. li conosciamo tutti, ovviamente, eh, sono tutti dei portali alla... molto conosciuti. Quindi io pubblico una, una casa, un appartamento che però non è mio, non ho acquistato, e dall'altra parte posso generare delle prenotazioni e accogliere ospiti a breve termine. Quindi ecco questa, questa tecnica è, un... è quella che mi ha incuriosito e che mi ha in fatto più. appunto scegliere questa giornata con te, perché non è, <ride> ecco, non è da tutti pensare queste cose, ecco, immergersi in questo mercato, in... come stai facendo te e alla tua età, perché sei giovanissimo. Quanti anni hai ora? 22. Classe okay, 2000. Quindi. Se veramente sei un, un come ti posso dire? Una mosca bianca, perché i ragazzi di oggi non tutti ah, così giovani hanno questa, questo potenziale, te ce l'hai. E quindi mi sono chiesta: sì, ma sì. tutto ciò eh, eh, si può fare in Italia? Ecco, perché comunque questo tipo di mercato qui io l'ho sentito molto di più negli Stati Uniti, ecco, in Italia è meno sentito. Molto meno, meno sentito, c'è cioè pochissima consapevolezza al riguardo. Un sacco di persone credono addirittura che l, l, la sublocazione, perché questa, a tutti gli effetti si parla di sublocare un appartamento, un subaffitto, sia considerato uh, da, da molti illegale quando in realtà non è così eh, c'è l'articolo 1594 ora non voglio fare troppo il tecnico ma c'è l'articolo del codice civile che basta cercarlo su Google che consente alle persone con il consenso del proprietario di subaffittare un appartamento questo lo dice il codice civile, non io ovviamente e quindi un sacco di persone eh, credono e pensano in maniera errata, erroneamente che il subaffitto sia, sia legale quando basterebbe un attimo informarsi e capire esattamente come operare in questo, questo settore a norma ovviamente Molto bene, ma tu sei anche geniale perché fai anche dei corsi, quindi non solo sei un imprenditore, ma sei anche un insegnante, insegni a ragazzi sì, sì. della tua età o anche magari più grandi? Raccontaci sì, anche, più grandi. anche questa cosa. Allora, diciamo che la mia azienda ad oggi che si chiama Chiave Immobiliare si divide in due branch, due branche principali. La parte di acquisizione, quindi la nostra azienda che si occupa proprio di andare in giro per l'Italia costantemente ad acquisire nuovi immobili, a inserirli all'interno del nostro portfolio. Ora siamo ad oltre 20 immobili ehm, in tutto il territorio italiano in tantissime regioni. E, e dopodiché, c'è una seconda branchia, cioè eh, che si occupa di fornire formazione a tutte le persone che vogliono fare quello che sto facendo io e vogliono accedere anche loro al settore immobiliare. Perché mm, ovviamente nel momento in cui ho cominciato io a postare i miei primi risultati e espormi un pochino sui vari social, devo dire c'è stata un, 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 diciamo, una risposta importante da parte del mercato, da parte di tutte queste persone che erano curiose, Marco come fai a fare quello che fai? Insegnami, spiegami come fare. Ho un sacco addirittura di proprietari che, mh, avendo un loro, eh, diciamo dei, dei loro appartamenti di proprietà, volevano capire come incrementare la redditività di questi appartamenti e, per esempio, cominciare certo. a fare Airbnb Booking anche loro, quindi destinare questi appartamenti di affitti brevi. E di conseguenza, eh, visto che è un settore comunque che richiede determinate competenze e skill, si rivolgono alla nostra azienda per dei percorsi di affiancamento, di consulenza che gli permettono di eh, o partire da zero e fare quello che faccio io, quindi cominciare ad acquisire immobili senza acquistarli o incrementare la redditività di questi immobili se ce li hanno già di proprietà, grazie agli affitti brevi. Ok, i ragazzi che vorrebbero seguire i tuoi corsi, dove ti possono trovare, su quale sito, come allora, se tu se hai una sede, ecco. posso, Assolutamente, allora posso andare su chiaveimmobiliare.com. Quindi c'è questo primo sito qua. Oppure io consiglio ancora meglio il mio profilo Instagram, Bigliani Marco, dove comunque trovate tutte le informazioni. Ci sono i vari link alle varie pagine, perché poi ci sono vari punti di ingresso e punti di partenza. Dipende, una persona appunto se è un immobile, non è un immobile, che competenze ha, è la prima volta che fa un'attività imprenditoriale, insomma poi abbiamo vari percorsi per varie esigenze, quindi consiglio alle persone di ricercarmi innanzitutto su, uh, su Instagram, sul mio profilo ufficiale Bigliani Marco, uh, Bigliani con Duelle, mi raccomando, tutti si sbagliano, eh. e, e dopo da lì insomma ci sono, ci sono tutti i vari contatti del, del mio team e me direttamente. Molto bene. Eh, so anche che ti stai allargando a livello internazionale, quindi tra Dubai, Stati Uniti, Europa. Ecco, raccontaci anche sì. questo piccolo particolare, che è un grosso particolare, che comunque Beh. entrare in certi mercati non è facile. Ma allora, diciamo che era settembre, anzi no, era agosto dell'anno scorso, c'è, cioè, ovviamente, ci sono gli Emirati, che, in particolare Dubai. Che è una città che va molto in voga, è molto in voga negli ultimi mesi, barra anni, e eh, di conseguenza ho sempre avuto un po' il pallino di provare a, a conquistare, tra virgolette, anche eh, quella zona lì quindi in Medio Oriente, chiamiamolo così. E dall'altra parte sì. ho deciso a settembre, proprio così, in giro di qualche giorno, di prendere e andare a Dubai. Ho detto, provo a andare là e vediamo un attimo com'è la situazione. Vado a esplorare, perché innanzitutto bisogna esplorare un posto, bisogna certo, cominciare a vedere gli certo. appartamenti, gli immobili, capire come funziona a livello burocratico, eccetera, eccetera. Quindi ho preso la valigia, sono partito e alla fine dovevo fermarmi una settimana, dieci giorni, e mi sono fermato tre mesi. <ride> eh, Penso. Perché, sì, Tre mesi fino a gennaio, fine gennaio in pratica. Eh, quindi avrei trovato degli introiti sicuramente interessanti ecco per sì, essere diciamo, trovata diciamo, così a lungo esatto, diciamo che ho conosciuto varie persone molto interessanti ho fatto comunque un po' di network mi sono, ho cominciato a costruirmi dei rapporti e soprattutto visionato poi vari appartamenti vari immobili per valutare e ritornare a breve, si spera non voglio anche rivelare troppo i piani eh, rivelare e tornare a breve a, negli Emirati e Dubai per poi concludere le prime operazioni e cominciare a mettere il puntino anche su, su Dubai per esempio quindi um, è in piano di farlo a brevissimo ecco. bravissimo guarda complimenti e spero che avrai la tua fortuna ovunque in tutto il mondo un'altra sì, domanda che ti volevo fare per quanto riguarda eh, questo tipo di mercato in Italia ecco come te lo stai come viene mm. gestito come ti stai trovando se eh, diciamo come progetto sta andando come le aspettative, ecco, le, le aspettative sono quelle che pensavi o stai trovando un po' di difficoltà? Guarda, eh, in realtà è un mercato, so che potrebbe sembrare assurdo, ma troppo facile: eh, nel senso c'è talmente, ripeto, tanta inconsapevolezza. Eh, riguardo a questo settore, quindi le, le persone un po' non, non ci capiscono nulla. Ehm, che ormai nel momento in cui diciamo che il gioco più difficile, come dico sempre, io, è trovare l'appartamento giusto. Nel momento in cui tu riesci a individuare e servono determinate competenze e skill per farlo, ovviamente. Individuare il giusto appartamento nella giusta zona, eh, io, come dico sempre, una volta che l'hai acquisito, te ne puoi quasi lavare le mani: cioè prenderlo e pubblicarlo su portali come Airbnb e Booking con la giusta presentazione. Dopodiché eh, ci saranno gli ospiti che fanno la fila per. Per stare in quell'appartamento. Cioè a me mi è capitato a Como. Ehm, ecco, che sappiamo lanciato... che ho visto che hai inaugurato l'ultimo tuo alloggio arredato, bellissimo, ecco ti faccio anche i complimenti. Ecco, raccontaci come gestisci come questa cosa degli arredi, eh, mm. quali sono gli optional che un tuo cliente può trovare nell'appartamento che è affitta da te, mm. ecco, così almeno sanno... Ah, allora... Ricollego anche il discorso che stavo facendo. Diciamo che quando ho lanciato l'appartamento a Como, io mi aspettavo ovviamente un ottimo feedback perché altrimenti non avrei fatto l'investimento che ho fatto per arredarlo completamente e lanciare comunque questo appartamento qua. Ma d'altra parte ho ricevuto dei feedback. Veramente impressionanti. Cioè ospiti che, eh, ripeto, nel momento in cui ho pubblicato l'annuncio ed era online, nel giro di qualche ora sono arrivato a una cosa come 10-15 prenotazioni per dirti. Di ospiti che stavano una anche settimana, bene. due settimane per l'estate, per i periodi come maggio, eccetera, eccetera. Quindi si è eh, mi si è quasi riempito il calendario letteralmente a qualche ora dal lancio dell'appartamento, a dei prezzi Invece. anche molto molto importanti. Questo mi ha permesso mi, mi ha permesso in pratica di eh, rientrare in metà dell'investimento. Nel giro di. Anche perché specifichiamo che tu affitti appartamenti di lusso, quindi eh, con sì, una certa importanza. Sì, esatto. Io sempre più in questa direzione, esatto. Verso eh, più. Quindi il, gli il optional lusso. sono veramente importanti quando tu Bello. offri una, un tuo certo. appartamento per, per chi volesse ehm, affittarlo. Sì, esattamente. Ehm, diciamo, come stavo dicendo, siamo rientrati praticamente a metà dell'investimento nel giro poi di una o due settimane. Quindi per rispondere alla tua domanda sul mercato, come lo vedo, lo vedo molto, molto bene. Le mie aspettative erano addirittura anche più basse. Um, ma, dall'altra parte, nel momento in cui si fanno le cose bene, il mercato, il mercato premia, ecco. Uh, per rispondere alla tua seconda domanda, uh, ci, la mia azienda si sta muovendo in una direzione dove vogliamo, diciamo, avere meno appartamenti, potenzialmente, ma appartamenti un attimo di un certo livello, che accolgono determinati tipi di ospiti e, soprattutto, hanno determinati tipi di, uh, di entità o di servizi, appunto. Eh, detto questo, nel momento in cui devo arredare un appartamento, non mi capita sempre, trovo anche degli appartamenti già arredati che sono molto belli e eh, magari posso procedere semplicemente a una, un, un abbellimento, chiamiamolo così. E certo. d'altra parte trovo anche appartamenti completamente vuoti e li arredo completamente. E noi all'interno del team abbiamo un interior designer che si occupa ovviamente di dare un'anima. Ad ogni appartamento. Non lavoriamo mai in, um, in stock, cioè non è che prendiamo tre appartamenti e li facciamo tre uguali, perché dal mio punto di vista è una cosa che funziona, un messaggio che ci tengo anche a far passare: che nel momento in cui si affittano degli alloggi privati, anche come, come azienda, io una vera e propria SRL, ma non importa, eh, bisogna sempre dare un'anima personale all'appartamento. Quindi bisogna sempre cercare di renderlo unico e renderlo diverso. Questo è quello che funziona ed è un elemento differenziante molto importante su queste piattaforme. Quindi ci tenevo a, fare a sottolineare questo. Eh. Quindi eh, ogni volta che c'è un appartamento, in base al tipo di appartamento, al budget che abbiamo, in base ovviamente anche alla zona, decidiamo un, un certo livello eh, di, di, di mobilio e di vari servizi che, che ci potrebbero essere all'interno. Ecco. Però siamo anche molto, molto bravi perché eh, ogni tanto tendiamo anche a... Non lo nascondo. Riporgers a dei brand come, come Ikea, come Maison du Monde, vorrei fare pubblicità. Eh, ma nonostante questo, perché molti pensano: ah, se vai dai che aprendi cose molto scadenti. In realtà, nel momento in cui si sa, sanno fare i giusti abbinamenti, si sa scegliere. Può venire fuori, insomma, un bel progetto, anche con un budget contenuto. Perché ricordiamoci certo. che poi la mia, la mia parte, la mia azienda, la branca consulenziale, si occupa di aiutare persone che non hanno molto, molto budget a disposizione ad accedere a questo, questo business. Quindi non tutti possono spendere 20, 30, 40.000 euro di arredamento. Magari vogliono spendere 3.000, 4.000 euro, con un budget molto più abbordabile. E quindi noi ovviamente dobbiamo essere bravi anche a fare questo. Certo, comunque il mercato, diciamo, offre un po' di tutto, quindi ci si può comunque. Eh, appunto aggiustare con eh. l'Ikea come dici tu o anche altri mobilifici che magari con mobili che arrivano dalla Polonia che comunque non sono brutti magari sono un po' meno di qualità a livello di legno però comunque non sono ecco male come mobili hanno la loro Insomma. figura e possono essere eh, loro sono figura. comunque accettati sul mercato assolutamente non è che c'è questa che chi viaggia con Airbnb vuole solo le, gli appartamenti di lusso anzi certo attualmente eh, quanti collaboratori hai sotto la tua azienda allora, eh, diciamo che fra le due aziende, fra l'azienda diciamo, che è divisa in due branche, perché sono proprio due cose diciamo, in cui ci deve essere una distinzione, siamo a nove collaboratori, più o meno. Do supereremo la decina se contiamo i collaboratori non fissi. Eh, ti faccio l'esempio: l'intero designer che lavora a progetto. Non è un collaboratore fisso che sta costantemente perché non è che ogni giorno facciamo delle nuove operazioni. Uh, quindi dipende se vogliamo contare anche quelli non fissi, arriviamo a più di, a più di 10. Se contiamo invece quelli proprio fissi, fissi, che lavorano costantemente ogni giorno all'azienda, siamo, ripeto, nove in questo momento. Va bene, io ehm, vorrei chiederti se hai qualcosa da dire ai giovani per poterli appunto incentivare, magari anche prendere con te eh, e invitarli, ecco, se vuoi allora, lanciare un tuo messaggio. Assolutamente, una cosa che ci, tengo, che ci tengo a diciamo un messaggio che ci tengo a far passare è ehm, riguarda la propensione al rischio perché io quando sono partito ehm, con, con questa attività qua tutti mi dicevano come capita sempre di non farlo eh, perché una cosa che non ho detto anche che io ho passato una pandemia, cioè sono partito e dopo in pratica un, neanche un anno di attività, un anno di attività è arrivata un, una pandemia, in pratica eh, a tutti gli effetti che ha tirato una bella mazzata al mondo del turismo, dei viaggi, um, però molte persone ancora prima mi dicevano no, non partire, lascia stare, io sono partito da Trieste per esempio, non funziona, lascia perdere, e io eh, all'inizio avevo lasciato perdere, perché è inevitabile come delle persone più grandi di te, più adulte, magari anche genitori eccetera eccetera, familiari, ti dicono non farlo, tu ti fidi, ascolti. Uh, però ad un certo punto ho pensato, io a 18 anni, nel momento in cui faccio questo e rischio magari i primi 1000, 2000, 3000 euro per partire, per cominciare a prendere un appartamento, uh, nel momento in cui li perdo, cosa potrebbe succedere di così, tra virgolette, malvagio? Uh, niente, ho realizzato questa cosa qua molti purtroppo non ci pensano e quindi io credo sia fondamentale sviluppare un minimo di propensione al rischio e capire che se una persona non si prende dei rischi a 18, 19, 20, eh. 22, 23, 24 anni insomma quando si è comunque relativamente poi giovani, uh, si può essere giovani anche a 30 per carità uh, non ci se li prende più, nel senso non abbiamo persone, uh, persone a nostro carico, sulle spalle, una famiglia responsabilità, quindi questi eh. sono gli anni fondamentali in cui prendersi uh, il maggior numero di rischi possibili perché poi, ripeto, se va male, va male, non cambia quasi mai niente, eh, se va bene, anzi se va male impariamo anche qualcosa, quindi ci portiamo comunque a casa, diciamo, eh, ripeto, un qualcosa, Ovviamente. se va bene si possono ottenere eh, dei risultati molto molto importanti, poi sono relativi, ma eh, io diciamo la vedo così, quindi ragazzi, propensione, propensione al rischio. Certo, certo, concordo pienamente nel tuo ragionamento. Eh, attualmente gli alloggi, più o meno, in che, che regioni ecco, si possono trovare? Mh, ah, noi siamo, noi siamo a, a Trieste, molto forte a Trieste, perché è la città in cui sono partito, in Friuli, Venezia e Giulia, con anche, insomma, nelle zone, nelle zone limitrofe. Poi siamo a Torino, con, uh, con ormai due appartamenti. Uh, poi siamo a Roma, quindi nella capitale. Siamo in, in Lombardia, anche a Como. Siamo a Ferrara. Uh, siamo in Sicilia, addirittura è una zona un pochino più, più turistica. Quindi, che zona vedere, della siamo... Sicilia? Porto Palo si chiama proprio il comune. Ah, Porto Palo, conosco sud, sud. bene. Proprio <ride> più sud di così non si può. Molto bella quella zona, sì. sì. Quindi da, da nord a sud, proprio, in tutte le zone. Bene, bene Marco, io ti faccio i complimenti, tu sei veramente un ragazzo prodigio, un ragazzo che ha molto coraggio di affrontare la vita e il lavoro che, appunto, come dicevi tu, non è semplice, bisogna accettare anche delle sconfitte a volte. Quindi ti faccio, ti faccio i miei complimenti e ti ringrazio per essere stato con noi, siamo alla fine e ti saluto sperando di riaverti un giorno di nuovo eh, nella mia trasmissione per raccontarci i tuoi grandi successi. Ecco, quindi mm. ti auguro veramente di arrivare lontano, di spiccare il volo in posti veramente fantastici grazie ancora Fabiana direi grazie anche per per l'invito e saluto anche tutte le persone Eugenio che sono Costa della casa editrice che ci ha invitato e ospita la nostra rubrica grazie Marco buona giornata e A buon questo. tutto ciao 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 ciao, ciao. ciao.